Allora, stasera vediamo questo argomento che trovo che sia un argomento molto carino, soprattutto per noi donne, perché spesso abbiamo proprio delle difficoltà non solo a vivere il ciclo, ma anche ad accettare il nostro corpo, quindi questi libretti così sono molto utili. Tra l'altro poi, per chi mi segue da un po' sa che avevo fatto anche quelle letture relative a Luna Rossa di Miranda Gray, che anche quello è un libro che vi consiglio di leggerlo. Anzi, magari poi lo rivedremo comunque anche in questi giorni, magari farò comunque delle letture di approfondimento e di integrazione, ecco, perché forse la cosa che personalmente differenzia il mio lavoro rispetto a quello che vedete fatto comunque da altre pagane in Italia è il fatto che io comunque ho più un'attenzione relativa a questo discorso di femminilità, spesso anche non solo psicologica ma anche fisica, nel senso che io personalmente, come già ho detto più di una volta, ho scelto questo mondo proprio perché questo mondo permette di permette di elevare la psicofisicità femminile, una cosa che ovviamente non si può fare con le altre religioni, perché le altre religioni sono androcentriche. Quindi forse rispetto ad altre pagane che comunque sono impegnate a fare questo lavoro dedicato alla Wicca, al mio paganesimo, però loro magari fanno cose un pochino più tradizionaliste, io in realtà preferisco di più integrare con questi argomenti qui specificatamente femminili, proprio perché ho scelto questo mondo. Perché permette di adorare, di magnificare il corpo femminile, non solo quello maschile, quindi per questo motivo preferisco integrare, ecco, leggendovi delle cose magari prese anche da cose esterne, comunque a quello che si intende con neopaganesimo, come ho detto, integrando non solo con un discorso di filosofia femminile, ma anche spesso di sociologia o ad esempio di psicanalisi femminile, preferisco farlo così il lavoro che propongo io a mio nome. Perché poi ho tra l'altro notato che effettivamente questi argomenti in realtà in Italia, tranne magari qualche sito così, è difficile che li trovate sui gruppi o comunque sui siti pagani, nel senso che in genere in Italia si dà tanto spazio magari a delle cose. Sì, carine, belle, però che non vanno ad affrontare tanto questo discorso di patriarcato, di lotta al patriarcato, mentre io invece, partendo ovviamente dal discorso del cristianesimo, ci tengo proprio a incentrarlo su queste riflessioni. Quindi per questo motivo leggeremo adesso questa introduzione al Luna Yoga, che è una cosa carina, ecco, che potrete poi fare anche voi autonomamente, poi appena avrò 5 minuti di tempo queste cose le farò anche uscire in PDF molto probabilmente. Intanto vi leggo l'introduzione. Il termine Luna Yoga è stato creato dalla psicologa Jutta Rule Thomas e da me. L'autrice è Adelaide Holig, è una giornalista e appassionata di yoga israeliana. È stata una allieva di Aviva Steiner, fisioterapista e ginecologa israeliana. Sul tema disturbi delle mestruazioni come espressione di situazioni di vita femminile, cercando un titolo attraente, pensammo alla relazione con lo yoga, perché io lo insegno, è un legame con la luna, perché è da sempre il simbolo della femminilità. Così facendo, volevamo anche creare un nesso fra le diverse fasi della luna e gli umori umani, attribuendo a questo un valore nuovo e positivo. Che poi questo è un discorso anche che rientra tanto nella Wicca dianica, nella riflessione della triplice luna. Pensiamo un po' luna crescente, luna piena, luna calante, quindi Diana, Artemide, Iside per dire o Iemanjà, e poi Ecate, tutte le dee crone, ad esempio Cailleac per dire Ecate, o ad esempio anche Dumavati, ecco, un'ultima dea che ho, molto bella di cui mi sono appassionata, un'altra dea crone per dire del Pantheon Hindu. Il Luna Yoga mi sembra un albero, non un albero qualunque, ma uno molto speciale. Le sue radici si trovano nello yoga che pratico e studio dal 1967. Il tronco è costituito dagli esercizi dell'israeliana Aviva Steiner, che dal 1981 in poi è sempre stata la mia insegnante. I rami e i rametti sono cresciuti durante i miei viaggi per il mondo, i fiori e le foglie sono le esperienze raccolte nel corso del mio lavoro, i frutti infine sono i risultati che maturano nuovi e diversi per chiunque pratichi il Luna Yoga.
Avevo decisamente l'impressione che alle nostre latitudini ci fosse una vera carenza in questo campo, perciò ho sempre voluto scoprire le danze, i riti, le cure e i movimenti che influenzano in qualche modo la fertilità, da me sempre interpretata in modo più ampio, come voglia di vivere e piacere fisico. Come simbolo per il mio Luna Yoga ho scelto una favolosa rappresentazione indiana risalente al 1730 che riunisce un'unica figura e diversi animali, un braccio umano e un fiore, per esprimere diversi aspetti e possibilità della nostra esistenza. Questa figura ci fa riconoscere come nostre tutte quelle capacità che normalmente attribuiamo a diversi animali che essa rappresenta. Adesso ve le faccio vedere. Allora, questo è l'albero di Luna Yoga. Come vedete è una rappresentazione femminile, eh? Di una donna che poi con le braccia verso il su, verso l'alto, e se andate a sentire il video che avevo fatto relativo all'argomento del culto dell'arboreo degli alberi, potrete vedere che il discorso dell'albero era molto importante sia da un punto di vista africano che anche del nord Europa, con Yggdrasil. Quindi l'autrice qua ha voluto un po' femminilizzare questo discorso dell'axis mundi, dell'asse del mondo, dell'albero cosmico. Ora vedo il serpente che forma la coda come l'incarnazione della velocità e della furbizia. Nella zampa della tigre scopro l'energia e l'agilità. Nello zoccolo della gazzella ritrovo la grazia e la sveltezza. Il guscio a chiocciola sul dorso mi dà l'impressione di sicurezza e accortezza. Sento che l'elefante personifica energia e fervore, mentre la coda del pavone è un simbolo di splendore ed eleganza. Questa figura qui, che l'autrice ha messo insieme, è una figura fantastica. Che l'autrice ha messo insieme con diversi animali, eh? Poi sappiamo bene che ogni animale in realtà ha un preciso simbolo. Sono convinta che il fiore emani un profumo meraviglioso, oltre a sfoggiare un manto variopinto, la mano umana ingioiellata infine si riferisce all'azione e all'abilità. Questa è proprio la riproduzione di una leggendaria figura indiana del XVIII secolo, che riunisce la capacità che l'essere umano ha dentro di sé. Quindi, come vedete, questo miscuglio di animali simbolici, da un punto di vista induista, rappresenta proprio tutte le potenzialità dell'essere umano, che sono poi rappresentati da questo o quell'animale. Può darsi che domani interpreti la figura diversamente. Per voi che leggete, la valenza simbolica potrebbe essere completamente diversa. Questa diversità mi sembra molto importante perché fa parte proprio di ciò che vorrei trasmettere, ovvero il principio di duttilità che è insito nel Luna Yoga. Talvolta utilizzo il simbolo della luna nelle sue diverse forme, dal momento che le fasi lunari influiscono percettibilmente o meno sulla nostra vita e i nostri umori. Nei simboli delle fasi lunari troviamo le rappresentazioni dei nostri stati d'animo, anch'essi in continuo mutamento. Quindi poi ovviamente come una cosa che poi chissà, chi studia ad esempio le dee lo sa molto bene, che poi ciascuna dea si va a legare a una precisa fase della luna. Abbiamo Artemide Diana, ad esempio, che è la luna crescente. Iside, per dire, che viene spesso legata a un discorso di luna piena, o anche Gea. O Gaia, per dire, un po' tutte le dee madri, ecco, le dee della madre terra. E poi abbiamo la fase calante, che corrisponde invece alle dee anziane, alle dee crone, Ecate, forse la più famosa. La sigla sanscrita Om, nel suo significato profondo, è molto importante per lo yoga. In tutte le culture, in tutte le lingue, esistono suoni simili, utilizzati spesso nei culti sacri. Basta pensare alla formula che conclude le preghiere cristiane Amen. Nei luoghi di preghiera ebrei e musulmani si sente Amin. Secondo la mitologia indiana, Om è il suono primordiale dell'umanità. Lo specialista tedesco dell'udito, Joachim Ernst Behrendt, lo descrive come il riflesso dell'oscillazione terrestre. Questo è il simbolo dell'Om, famosissimo. Poi la curva inferiore del segno, quella più lunga, indica lo stato di sogno, la curva superiore è lo stato di veglia, quella che parte dal centro è il sonno profondo senza sogni. La mezzaluna in alto indica Maya, il velo dell'illusione, il punto è il simbolo della trascendenza. Quando l'individuo riesce ad attraversare il velo dell'ignoranza e dell'abbagliamento dell'illusione, rimanendo nel punto unico della trascendenza, sperimenta la liberazione dei tre stati di veglia, di sonno, di sogno, del sogno e del sonno.